Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Farming Simulator 2013, episodio 49 mi pare. Come sta veramente grandinando tra poco, un macello assurdo. E questo non so perché non va. O si è ingolfato o si è incastrato, uno dei due. O sei ingolfato, sei incastrato. Proviamo a spostarlo. Ok, quindi dicevo, benvenuti in questo nuovo episodio. Oggi andremo avanti con, se riusciamo, con l'insilato d'erba. Però per tutto fatemi risolvere questo problema, che non so cosa sia successo. Ah, forse... che cosa è successo? Ora, aspettate un secondo che qua è successo. Si è buggato la miditrebbia, ragazzi. Guardate, non si accende più. Ah, eccola qua. Quando piove o grandina. Ah, ho capito. Non si può trebbiare quando piove, merda. E allora ragazzi, siamo messi male, perché qua rischia di bruciare tutto. Mannaggia. Non dovevo coltivare. Infatti non l'avevo mai fatto, io non sapevo che succedeva questa cosa qua. Però vabbè, comunque, quindi non si può raccogliere purtroppo, quindi speriamo che smetta di piovere prima che bruci, così poi lo raccogliamo. Nel frattempo ragazzi, direi di continuare a raccogliere l'erba per arrivare almeno al 10%, così incominciamo a fare anche la fermentazione. Così come primo insilato ragazzi si è concluso, e poi vedremo nei prossimi episodi. Quindi direi di continuare. Qua piove, io spero veramente che non piova tutto il giorno, perché sennò sono veramente nella merda e brucia tutto la semina brucia, e ho tre campi seminati, quindi veramente sarei messo altamente male. Quindi vediamo un po' il meteo. No, dovrebbe smettere, però spero che smetta prima del giorno. Mannaggia. Beh, quindi non sapevo ragazzi, perché vedete, non ha mai piovuto, perché all'inizio c'era un bug nel gioco che quando magari mancava poco a piovere riavevi il gioco e il giorno dopo non pioveva più. Poi con l'aggiornamento hanno sistemato questo problema, perché ovviamente è più reale, perché non ha senso riavviare e non piovere più. E quindi non ho mai coltivato mentre piovevo. L'unica volta che l'avevo fatto, l'avevo seminato, però non era cresciuto ancora raccolto. Quindi non avevo mai seminato, fatto crescere e poi piovere. Quindi sinceramente non lo sapevo, adesso che lo so, comunque vabbè, è reale, perché anche nella realtà comunque quando piove non si può lavorare, quindi poi vabbè, c'è gente che lo fa comunque, però quindi meglio così, adesso che lo so, basta, errori, sperando di ricordarmi, perché vabbè, ricordarmi sì, ricordo, però devo vedere sul GPS se piove o no, perché sinceramente non lo guardo quasi mai. Comunque direi di raccogliere tutto questo attrezzo qua, questa erba qua, sperando di arrivare già al 10%, così vi faccio vedere una volta per tutte e basta. E poi partiremo con un altro raccolto. Comunque, ora sto facendo questo video, però mentre faccio questo video non ho ancora
perché lo sto facendo molto prima, perché con il tempo vi ho detto che qualunque giorno trovo libero cerco di registrare, e quindi lo sto facendo molto molto prima, e per cui non ho ancora caricato la seconda serie, quindi spero vi piaccia, lo dico anche in questo video, spero vi piaccia la seconda serie, e perché comunque è qualcosa di nuovo, per fare anche qualcosa di più, qualcosa appunto di nuovo. E ovviamente se cambiate idea, preferite magari vederla su una nuova serie, stoppo qua lì e ne ricomincio un'altra, tanto non è un, mica non gira, oh, non è un problema, alla fine ci piego 5 secondi. E però comunque spero comunque che vi piaccia, perché comunque è una mappa piccolina, quindi non ci sarà tante cose da fare come in questa, però è comunque qualcosa per sviare un po' nelle faccende, dato che qua ormai in questa mappa qua facciamo quasi sempre le stesse cose. Poi ieri pensando un po' mi è venuta in mente un'idea che penso è un'idea pazza, che però pensandoci meglio non è tanto pazza quando si arriva alla fine. Avevo pensato che per finire il gioco, ovviamente, cioè io non è che compro tutti i campi e ho finito il gioco, perché non ha senso, quindi ho pensato per finire letteralmente il gioco, comunque quando avevamo tutti i campi, avevamo fatto tutto, così la serie la conclude, è inutile andare avanti, fare 8000 episodi della serie sempre facendo le stesse cose. Ora la sto facendo perché non ho ancora finito tutto, perché i campi mi manca ancora un bel po' da comprarli, quindi tecnicamente il gioco non è finito, quindi vado avanti. Però come dire, avevo pensato proprio un modo per finire la serie, ovvero una volta comprato tutti i campi, quindi utilizzandoli tutti, comunque non comprarli, lasciarli così, coltivando tutto, tutte queste robe qua, avevo pensato di arrivare a 1 milione di euro. So che ora gli dire la madonna, così mi direste sicuramente, però se ci pensiamo, 1 milione di euro alla fine con tutti i campi non sono neanche tanti, anche perché io, come vi ho detto, la maggior parte dei campi li riempirò di apiari, di serre, che comunque quelli lì fanno soldi da soli, senza, soprattutto gli apiari li metti e ti danno i soldi automaticamente, le serre le devi sì curare, però comunque non sempre, e poi ti arrivano sempre i soldi, e quindi non è una pazzia alla fine. Cioè, penso ci voglia comunque tanto, non è che in 2 giorni lo faccio, almeno credo, poi magari in un giorno riesco, però non penso. Però non ci vuole neanche tanto alla fine. Poi comunque tutti i campi io li farò di colza, perché comunque come sapete è un modo più semplice per fare i soldi, perché coltiva da solo, erpica da solo, raccoglie da solo. Se no le altre colture producono le balle, quindi a me non mi dispiace anche fare una semina di balle per poi non ricavare niente. Quindi poi il resto, tipo le patate, le barbabietole, devi raccogliere tu. Quindi come sapete le balle idem, perché come vedete devo fare io, ci vuole molto di più. Invece la colza tu fai, assumi l'operatore e fa tutto da solo. Quindi avendo tutti i campi anche di colza, vendendo tutta quella colza lì, ovviamente i soldi salgono, soprattutto se arriva la promozione. Quindi penso sia un'idea abbastanza carina, non penso sia un'idea pazza, un'idea folle, però un'idea carina penso lo sia. Così si finisce in bellezza. Dopodiché ne inizierò ovviamente un'altra serie su una nuova mappa e continuerò la seconda serie che sto facendo. Ovviamente farò tutto fino a quando uscirà il nuovo farming, da lì inizierò tutto da capo, ragazzi. Quindi ditemi se... Ok, scusate l'interruzione. Quindi ditemi se anche a voi vi piace come idea. E... Ah, tra l'altro ho ricominciato anche a fare video di pomeriggio, infatti vedete che urlo,
perché appunto ora riesco a trovare almeno un giorno a settimana per fare i video, e quindi cerco di farli, perché se no mi tocca fare la sera, e a me la sera sinceramente non mi piace farli perché voglio urlare, di sera non posso urlare, quindi escono video un po' noiosi. E quindi, perché purtroppo in questo periodo non è che sia molto tempo, quindi riesco a trovare appena 1-2 giorni a settimana, proprio se ti va di culo, se no un giorno e basta. Quindi comunque colgo sempre l'occasione, come in tutti i video, a ringraziarvi. Come vedete, sto cominciando, vabbè, sicuramente quando caricherò questo video sicuramente l'avrete già visto. Ora, ripeto, sto facendo questo video, quindi non mi mancano ancora due video da caricare, ovvero la seconda serie e Assassin's Creed. Quindi appunto di questo, come vedete, ho iniziato un nuovo gameplay di Assassin's Creed, che lo sto caricando perché ora, con avendo la partner, posso decidere io di caricare i video. E come potete vedere, ragazzi, sto caricando un video al giorno, perché a me sembra un po' più comodo, sia per me, perché così almeno posso caricare 5-6 video in un giorno e farli uscire uno al giorno e liberare molta memoria del PC, perché io veramente ho tantissimi video sul computer, quindi posso liberare un po' di memoria sul PC. E anche per voi, perché se io faccio uscire 6 video in un giorno non si capisce più niente, invece facendo uscire uno al giorno è molto molto più comodo. Quindi adesso sto cominciando a caricare anche Assassin's Creed, perché sennò avrei aspettato che finissi Mass Effect, quindi mi sono portato, diciamo, un po' avanti. Quindi spero vi piaccia anche quella serie lì. Tra poco inizieranno molti altri gameplay dei nuovi giochi che usciranno, però comunque lì si va un po' più con calma, perché questo canale è nato per farming, come sapete, quindi farming è il gameplay numero uno di questo canale. Poi ripeto, questi gameplay qua li faccio perché mi diverto e mi piace anche registrare, quindi li faccio, però il gameplay numero uno sono i giochi di farming, o comunque in simulazione in generale, quando magari comprerò altri giochi di simulazione. E quindi usciranno sempre per prima questi qua, sempre per prima, tranquilli. Comunque, bando alle ciance, siamo arrivati al 60%, però non penso che riuscirò ad arrivare al 100%, ragazzi. Mi sa di no. Io direi di andare a svuotare questo, che ne dite? Per vedere se riesco ad arrivare al 10%, almeno al 10% devo arrivare, ragazzi, così vi faccio vedere il la fermentazione, così posso cominciare a chiudere il video. E nel prossimo video, vabbè, non vi faccio vedere la fermentazione. Ok, scusate ancora l'interruzione, ma ho la mania della porta che continua a scattare, fa rumore della madonna, boh. E cos'è che stavo dicendo? Non vi faccio vedere solo la fermentazione, però magari vediamo se riuscirò ad andare avanti anche con il mais, così ci portiamo avanti subito in questo episodio. Poi nel prossimo episodio faremo tutto quello che bisogna fare. Però intanto vediamo così. Poi intanto sotto a, anche non so, questo video, comunque in altri video, scrivetemi cosa volete che faccia ancora in questa serie, se c'è qualcosa che magari non avete capito o qualcosa che non sapete fare, non so. Scrivetemelo, così cercherò di farla. Alright. Ora io direi di andare subito a riempire, magari mi bastano, vediamo. Ok. Poi sono riuscito anche, come vedete, ho imparato a non fare i tagli, perché mi ricordo in quei primi video che facevo un casino di tagli
E adesso invece non sto più facendo tagli, che sembra, cioè, per me è molto molto meglio, ragazzi. Non so se per voi, però, perché ovviamente finché si parla, poi se magari arriva un punto che non so più che cacchio dire, ovviamente taglio, non posso fare un video muto, un video muto. Quindi, però, come vedete, fin quando so che cosa, di cosa parlare, ragazzi, si parla. O sbaglio, non so, se sbaglio, chiedo, cioè non è che tutti, però. Ora, Q di culo. Vediamo, 8. Vai bello, vai bello. 9. Vai bello. 10. Vai bello. 11. Vai bello. 12. Basta. Ok. Grandi ragazzi, grandi. Grandi ragazzi. Completato. Adesso fatemelo compattare un po', che logicamente così non si compatta, perché sono un coglione di proporzioni gigantesche, ragazzi. Cioè io andavo, boh, l'ho compatto con questo, va? Andavo a compattarlo a piedi, cioè proprio una cosa come quando si scaccia l'uva, no? A piedi, uguale. Compattavo il foraggio a piedi. Bah. Ok. Compattiamolo. 90. Vai, 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 bello. Vai, bello. 99, 100. Ok, fatemi un po' compattare meglio. Ole! Squalo, carico qui, ragazzi. E ora arriva il bello, ragazzi. Dobbiamo coprire il silo per farlo fermentare. Quindi vedete, copri silo, R, schiacciamo R e ole! Qui vedete, ragazzi, è tutto bianco. E ora vedete che c'è sopra scritto fermentazione 0%. Quando arriva al 100% il silo si scopre automaticamente e abbiamo l'insilato. E lo riconoscete soprattutto dal colore, perché l'insilato è più scuro di colore, quindi sicuramente si capisce facilmente, si capisce. E niente, quindi come prima cosa abbiamo completato, ragazzi. Ora dobbiamo aspettare solo che si scopra il silo, però ci vorrà molto tempo perché ho il 0% lì, quindi ci vorrà molto molto tempo. Quindi nel frattempo, ragazzi, dirigiamoci dal mais, così completiamo un altro, cioè completiamo, no, però facciamo un altro insilato, vediamo, ci portiamo avanti almeno. Allora, eccolo qua, ragazzi. Allora, questo qua ha finito, penso, sì, questo qua ha finito. Ora non so dove andava, di qua penso. V, no, ripiega X. Olè. Ok, mettiamolo via. Quello lì ha finito, penso di sì. Ok. 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 Quindi penso di sì. E se devo andare di là a seminare anche di là. In questo campo qua facciamo il mais. Ovviamente io il mais lo porterò dalle mucche, però non so se ci riuscirò, perché dalle mucche c'è già l'insilato. Quindi se noi abbiamo l'insilato, non si può mettere l'insilato non fermentato. Quindi penso sono costretto a portarlo nel biogas. Quindi dovrò fare veramente tanta strada. Però vediamo, sperando che ci basti almeno un'andata, se da fare 20 volte avanti e indietro. Anche perché ho attaccato, come avete potuto vedere, ho attaccato due carri, perché mi avete consigliato tra l'altro voi, quindi vi ringrazio. E appunto ci sta molto più carico, ci sta, e spero veramente che possa fare solo una strada. Tanto qua mettiamo ancora il mais, ragazzi.
Quindi l'unica cosa che ci rimane da fare ora è finire di seminare il mais qua, farlo crescere, che però non so se ci riuscirò nel prossimo episodio perché deve smettere di piovere assolutamente, se no sono veramente messo male. Poi raccoglierlo, che vi farò vedere come si raccoglie, con quale attrezzo. Dopodiché metterlo nei biogas e aspettare che si scopri il silo che c'è di là. Quindi spero che vi sia piaciuto anche questo video, è stato un video abbastanza corto, ma era solo per spiegare, perché purtroppo piove, non posso fare assolutamente nulla, i soldi non mi salgono neanche dalle api, non mi sta salendo assolutamente nulla, rischio di andare in fallimento, porca miseria, non smette mai di piovere, quindi sono veramente messo nella cacca, sono veramente messo. Quindi da Simone è tutto, spero vi sia piaciuto il video, mettete un bel mi piace se vi è piaciuto, un bel commento, ci sentiamo nel prossimo video, nel prossimo episodio. Ora registrerò anche il secondo episodio della seconda serie, che ripeto spero vi piaccia anche quella. Quindi ci vediamo nel prossimo video, nel prossimo episodio. Ciao a tutti.